Video review. Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale Video Recensione. Oggi vi parlo della nuova collezione, o almeno di parte della nuova collezione di Wycon, la Wild Escape. In uno dei miei ultimi video, infatti, vi facevo vedere gli ultimi acquisti che ho fatto da Wycon relativi all'ultima collezione uscita e vi avevo anche promesso che vi avrei recensito i prodotti. Diciamo che è passata più di una settimana, un due settimane da quando ho acquistato questi prodotti e ho avuto modo di testarli perché li ho provati praticamente quasi tutti i giorni. In particolare vi parlerò dei Velvet Lips, che sono queste tinte labbra bellissime che sono uscite appunto da pochissimo. Io ne ho prese in particolare due, ed il Dusty Cushion, che è praticamente questo bellissimo ombretto in crema che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, che ha appunto la particolarità di essere un ombretto che una volta steso sulla palpebra mobile diventa quasi appunto una polvere. Ma non solo, si chiama appunto Dusty Cushion proprio perché ha il meccanismo del cuscinetto all'interno che infatti quando lo premete è molto molto morbido, che dà la possibilità poi di prelevare più facilmente appunto il prodotto. Alla fine del video vi lascio sia l'applicazione dell'ombretto che mi vedete appunto indossato in questo momento nel video, sia appunto l'applicazione di una delle due tinte, che in particolare è il lampone, che è quella appunto che mi vedete indossata in questo momento. Ho preso due tinte, lampone e sangria. Diciamo che a differenza delle altre tinte della Wycon, che poi sono i long lasting e il liquid lipstick, di cui vi ho fatto anche la recensione, vi metto qui il link al video se volete andarlo a vedere. Il sangria è questo qui, vediamo se si vede, eccolo. Ed è un colore molto ma molto più scuro rispetto appunto al long lasting dell'altra collezione, insomma quella che poi ora è entrata in gamma permanente. È un colore molto ma molto più scuro. E l'altro che ho preso appunto in lampone è quello che mi vedete sulle labbra. La mia recensione è certamente positiva, mi piacciono tantissimo, però ci sono tantissime differenze di cui voglio parlare rispetto, chiaramente facendo un paragone con le altre tinte già uscite che sono in gamma permanente. Intanto per quanto riguarda i long lasting, quelli sono molto più matte, quindi una volta stesi diventano assolutamente asciutti e per chi ha le labbra secche possono comunque essere un problema perché tirano molto le labbra, quindi si potrebbe dopo qualche ora anche riuscire a non tenerle più su facilmente perché comunque danno un po' di fastidio. Io personalmente non ho le labbra secche, quindi comunque non ci soffro e mi piacciono tantissimo. Queste qui invece, dice la parola velvet perché hanno un effetto vellutato, ma la particolarità è che rimangono bagnate per moltissimo tempo, per almeno mezz'ora o tre quarti d'ora le sentite proprio bagnate, quindi se bevete o comunque vi asciugate rimane l'alone, diciamo, della tinta, però dopo mezz'ora si asciugano quasi del tutto e poi vabbè si asciugano poi del tutto e tendono a restare tutto il giorno, quindi comunque hanno un'ottima durata. Rispetto alle altre, queste hanno una consistenza completamente diversa, lo vedrete poi durante la stesura, quindi comunque possono risultare anche difficili da stendere, secondo me. Almeno io ho meno problemi con l'altra, con l'altro tipo di tinta. Con questa ci metto un po' più di tempo per metterla proprio in maniera perfetta sulle labbra. Però anche questa ha una lunga durata. Allora, personalmente preferisco le altre, perché, non lo so, a me la sensazione, quando metto una tinta per le labbra non devo avere la sensazione che rimane bagnata. Devo invece pensare al contrario, che la tinta si sia asciugata subito, che io possa quindi in libertà bere, mangiare, parlare, senza preoccuparmi che comunque mi vada nelle pieghette o comunque che mi sporchi i denti, eccetera. Quindi preferisco sicuramente le altre, il long lasting, tant'è che se ne comprerò altre di quelle, non di queste. Però la mia recensione è comunque positiva perché sono bellissime, cioè potete vederlo voi stessi dalle mie labbra, cioè sono molto ma molto vellutate, il colore è molto pieno e a differenza delle altre che comunque hanno bisogno di più passate, questa con una passata si stende e copre perfettamente. Quindi comunque la recensione è positiva. Però ripeto, non lo so, comunque se devo fare un paragone,
comprerei quelle tutta la vita, perché a me l'effetto che fanno quelle matte che non si muovono completamente, che poi per rimuoverle ci vuole lo struccante, io voglio quelle, perché quando io vado fuori, cioè esco la mattina, poi mi ritiro la sera, ho bisogno di un qualcosa che mi rimanga proprio fermo lì sulle labbra tutto il giorno. È questa che ho avuto modo di testarla anche durante la giornata lavorativa. Mangiando un po' si leva, dobbiamo essere sinceri, un pochettino si leva. Allora, quello che loro hanno voluto fare con queste tinte, secondo me, è migliorare il discorso della secchezza delle labbra, perché mentre quelle proprio creano una situazione, diciamo, di labbra secchissime, queste invece si sentono molto più confortevoli sulle labbra, quindi sono molto più comode da portare. Vi parlo invece adesso dell'ombretto, del Dusty Cushion. Io ho preso il numero 7, che è il loro antico. Allora, di questi ce ne sono tantissimi, tantissimi colori, e sono tutti uno più bello dell'altro, tanto che quando io ho preso questo non ero convinta di prendere questo. C'era anche il color bronzo, che era bellissimo e che avrei voluto prendere, ma che poi alla fine sono stata tentata da questo qui, che appunto è questo, dice oro antico. Sì, è un colore proprio, un dorato, come vedete ce l'ho messo su in questo momento, molto molto bello. Allora, sono degli ombretti fantastici, molto glitterati, all'interno hanno molte pagliuzze riflettenti, per cui se amate un genere matte sugli occhi non fanno per voi assolutamente. Questo ombretto ne ha parlato anche una ragazza che io seguo tantissimo qui su YouTube, e non solo su YouTube ma anche su Instagram, e la saluto, ciao Fede, ti mando un grossissimo bacio. Questa ragazza, che ha un canale qui su YouTube, si chiama appunto il canale Rika Loves Makeup, ha fatto una recensione sia dei Velvet Lip che appunto degli ombrettini, anche lei prima di me, e lei praticamente ha preso un altro colore, credo abbia preso il bronzato se non sbaglio, quello di color bronzo, e parlava appunto di questo ombretto, dicendo che dopo un po' di tempo questo ombretto comunque rilascia, fa cascare queste pagliuzze, e quindi comunque lei si ritrovava queste pagliuzze in viso. In realtà a me non succede con il mio, quindi non so se è una questione appunto che varia da colore a colore, cioè a me rimane fermo lì totalmente, non si muove. Vi faccio una breve premessa: l'ho sempre utilizzato col primer, ahimè dovevo utilizzarlo qualche volta senza primer per vedere se aveva la stessa durata, ma non ci ho pensato completamente, perché io il primer lo metto in automatico la mattina, e a me dura tutto il giorno, non si muove da lì ed è fantastico, lo adoro. A me piacciono gli ombretti un po' luccicanti, quindi io vado pazza per questo genere, diciamo, di ombretti, anche perché portando appunto gli occhiali spesso comunque tendo a fare dei trucchi un po' più vistosi, perché sotto gli occhiali si notano molto meno. Secondo me è bellissimo. Io ho messo solo questo colore, lo vedrete poi alla fine del video, e l'ho sfumato poi solamente nei bordi con un normale pennello da sfumatura, e il risultato è fantastico, riga di eyeliner molto sottile e mascara, e sicuramente vai che è un piacere, mi piace tantissimo. Ritengo che se piace il genere, chiaramente la mattina è comodissimo da mettere, perché si mette solo questo, si sfuma un pochettino, è una riga di eyeliner e si esce, anziché fare diverse sfumature e usare diversi colori, quindi è molto molto comodo. Va bene ragazze, quindi insomma fatemi sapere se anche voi avete preso qualcuno di questi prodotti, magari qualcuno di questi prodotti che non vi ho menzionato della nuova collezione, magari le palette o comunque ho visto che c'erano anche degli eyeliner molto molto belli. Vi lascio all'applicazione dell'ombretto e successivamente del Velvet Lip, e con questo è tutto, vi mando un grosso bacio, mi raccomando, stay tuned, ciao!